Migliaia di persone presenti, fra studenti e genitori. È davvero riuscita la festa per l'inaugurazione dell'anno scolastico dell'Istituto Comprensivo Cicerone, che si è svolta presso gli impianti sportivi comunali di Arpino. C'erano anzitutto 600 alunni della scuola dell'infanzia, primaria e media, che si sono davvero divertiti grazie a giochi preparati dai loro docenti, come le scatoline magiche, la corsa dei sacchi, 1000 lezioni di tennis, staffetta con la palla, palla prigioniera. Quella di Arpino è stata la manifestazione conclusiva dei festeggiamenti durati 3 giorni dopo quelle che si sono svolte a Santo Padre Fontanalino. Come potete vedere, qui c'è uno straordinario bagno di folla con i nostri ragazzi e facciamo un'ultima festa di inaugurazione dell'anno scolastico. Perché abbiamo voluto fare questa cosa? Perché la scuola fa parte del territorio, la scuola è il territorio, e quindi abbiamo voluto farlo all'esterno, nelle piazze e qui nei locali comunali della piscina, perché deve iniziare l'anno scolastico con serenità, allegria. Durante l'anno ci saranno tanti impegni, tanto lavoro, ma la scuola è anche allegra e non può dimenticarsi che noi abbiamo a che fare con i bambini, li dobbiamo fare crescere in un ambiente sereno, in un ambiente dove si lavora, ma in un ambiente dove si riescono a fare attività sportive, attività culturali come la musica. Una festa che è anche e soprattutto un momento di aggregazione. Si incontrano le persone, si incontrano i bambini, si incontrano gli ex docenti, si incontrano gli amici. Noi vogliamo costruire insieme un futuro migliore per i nostri bambini e elevare sempre di più l'offerta formativa dell'Istituto Comprensivo Cicerone di Arpino Fontanalino Santo Padre. Un plauso è arrivato anche dall'amministrazione comunale di Arpino. Questa iniziativa dell'apertura dell'anno scolastico per quanto riguarda le scuole elementari e le scuole medie è un'occasione per i ragazzi di entrare nel clima scolastico vero e proprio, nel senso che ad Arpino, nelle nostre scuole, non è soltanto l'attività didattica, che pure viene svolta in modo egregio, ad avere un ruolo importante, ma anche tutte quelle altre attività propedeutiche, da quelle musicali a quelle artistiche, nelle quali i ragazzi possono divertirsi e mettere in mostra tutte le loro qualità.